Ragazzi, buongiorno. Oggi nuovo progettino DIY e questa volta andiamo a riciclare i vecchi scotch ormai utilizzati, andando a utilizzare appunto il cartoncino interno. Ho visto questo progettino circa un paio di anni fa su internet e mi è piaciuto subito tantissimo e infatti ogni volta che terminavo uno scotch portavo il rotolo giù in studio, solo che poi alla fine ho sempre continuato a rimandare. Adesso è arrivato il momento, anche grazie a Roberta che mi ha realizzato il tutorial passo a passo su come realizzarlo nel suo blog e oggi andiamo a realizzare questo progettino appunto seguendo le istruzioni che ha realizzato lei nel suo blog. Vi lascio come sempre tutti i link giù nell'info box. Ho in mente di fare altri video di questo genere qui, in cui seguo i vostri progetti, tutorial passo per passo, oppure seguo le vostre idee e li realizzo. Insomma, se questa idea vi piace, lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Insomma, io sarò molto contenta di provare a realizzare il vostro progetto. E questo è un modo, insomma, per poter anche farvi partecipare attivamente al canale, che a me fa sempre molto 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 piacere. Comunque, inizia, basta chiacchierare e niente, partiamo con il nostro progettino. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Partiamo. Prendere i rotoli di scotch terminati e sul cartoncino disegnare e poi ritagliare due cerchi per formare la base delle scatole, della scatola e del coperchio. Lei come coperchio utilizza il rotolo finito di uno scotch più fino, ma a me serve alto e poi vedrete perché. E fissarli ai lati con lo scotch. Ecco, io credo che li fisserò invece con la colla vinilica perché mi piace così. Cartoncino, base dello scotch, matita, ritagliamo. I miei cerchi sono proprio perfetti, devo dire. Cestino vieni qua vicino a me, che devi diventare la mia ombra oggi. Là, stai lì. E voilà, le due basi sono pronte, le vado ad incollare. Allora, verso un po' di colla vinilica nel bordo. Se magari scendi. Niente, manco si apre. Come lo apro, no? Con lo stuzzicadente. Questo è perché non faccio progettini DIY da troppo tempo. E va a finire che si forma il tappo nella colla vinilica. È un modo della colla vinilica per protestare e c'hai ragione. Vado a versare un po' di colla vinilica sul bordo. Là. Incolliamo e lasciamo che si asciughi. Mi piace fare questa tipologia di video perché così riuscite a vedere cosa c'è veramente dietro un video, perché il progetto che hai in mente difficilmente funziona nello stesso identico modo in cui l'hai pensato. E tra le altre cose, di solito non viene mai in mente il fatto che la colla si secchi o che non asciughi. O che eri convinta di avere, per dire, la colla calda, invece l'hai finita. Allora, puliamo. Ok. A questo punto, dopo aver finito di litigare con la mia colla vinilica, continuo e vado ad incollare anche il secondo cartoncino sul mio rotolo di scotch. E anche questo ce lo versiamo, ce lo appiccichiamo sopra, che
che ho i miei due rotolini in questo modo. Andiamo a vedere che c'è da fare. Devo cercare qualcosa per rivestirla. Roberta suggerisce della carta o della stoffa. Io non utilizzerò né una né l'altra, ma bensì della gomma Eva o gomma crepla o non lo so come la chiamate voi. E a questo punto, utilizzando la gomma Eva, però devo utilizzare un procedimento leggermente diverso da quello che ha spiegato, da quello che ha spiegato Roberta. Allora, andiamo a ritagliare il cerchio del coperchio esattamente come ho fatto prima. E ora in rosso. Sempre dalla gomma rossa devo ritagliare ora una striscia. Per prendere la misura della gomma da ritagliare per realizzare la parte esterna della scatolina, io faccio in questo modo per non prendere righelli e robe varie. Prendo un nastrino, mi faccio fare il giro della mia scatola e questo sarà esattamente la misura che devo ritagliare dalla gomma. Faccio mezzo centimetro in più per sicurezza nel caso io tagliassi storto, più che altro. Quindi qua facciamo un pezzettino in più. Per quanto riguarda l'altezza è di 5 centimetri, che poi eventualmente andiamo sempre a ritagliare l'eccesso. Allora, questo è per ricoprire la scatola, la parte esterna. La parte interna la vado a ricoprire in un altro modo. Faccio due strisce per ricoprire i due rotoli. Partiamo dai bordi. Quindi vado a rimuovere la pellicola protettiva e la vado ad incollare sulla mia scatolina. Niente di più facile perché basta che la appoggio più alti dalla parte dove c'è il coperchio. Vado ad arrotolare andando dritti, ovviamente. E anche per di qua. E voilà. Scatolina rivestita, adesso vado ad aggiungere anche questo qui. Sempre con il cartoncino, ritagliare e disegnare una striscia che servirà per formare la battuta del coperchio. Questa è la parte di cartoncino che va all'interno del coperchio, che poi sarà la parte che andrà a chiudere effettivamente la scatola. Dunque, ritorniamo a noi, strisciolina che poi andrà inserita all'interno del coperchio. Adesso andiamo a rivestire anche questa, quindi stesso procedimento di prima. Parte superiore, quindi adesso vado a realizzare la decorazione esterna. Vado a tagliare un'altra strisciolina che poi andrò a modificare, non sarà una strisciolina rettangolare. Ok, a questo punto vado a creare una sorta di onda nella parte inferiore della mia strisciolina e di diverse forme. Proprio un po' a caso, come siete ispirati? Questa la voglio attaccare
attorno al coperchio con la vado a versare un po' distante dal bordo in modo che quando la schiaccio non fuoriesca. Adesso vado ad attaccare la strisciolina partendo nello stesso punto dove sono partita con quella rossa e la vado ad incollare. E voilà! Prima vado a prendere le mollette per fissare questa parte. Non vi preoccupate troppo se la colla vinilica esce, perché comunque la colla vinilica una volta che si asciuga diventa trasparente, quindi non è così grave. Ora prendo il cerchio che avevo tagliato all'inizio, insieme a quelli rossi e a quelli bianchi, e lo vado a posizionare sulla parte superiore del mio coperchio. E voilà! Posizionato anche questo. Ed ora, molto bene, intanto che aspetto che si incolli questa parte di scatolina, vado a continuare con la mia e vado a dipingere l'interno. Quindi prendo la mia solita vaschettina e vado a diluire il colore perché voglio della vernice della tempera acrilica e quindi mescolo la stessa quantità di tempera con la colla vinilica. In questo modo abbiamo realizzato una sorta di tempera acrilica. E adesso con questa vernice vado a dipingere l'interno della mia scatolina. Forse avrei dovuto farla prima. In questo modo non avrei rischiato di sporcare l'esterno. Ok, prima passata. Adesso aspetto che si asciughi, in modo da potergli dare l'altra passata. Vado a colorare dentro questa scatolina che tanto ormai sarà quasi asciutta. Dunque, sto colorando l'interno. Questa è solo la prima passata, anche dell'altro lato. Poi con la seconda passata andrà via tutto e diventerà completamente bianco. Mi piace la vernice acrilica perché forma una sorta di pellicola che secondo me è anche protettiva, quindi mi piace. Quindi passo la seconda mano. Allora, faccio prima questa così poi ci posso lavorare, intanto si asciuga prima. Là. Tornando a noi, mi manca la parte superiore del coperchio. Questa è ultimata, completata, finita, non ha bisogno più di nulla. Ora, intanto che si asciuga, vado a realizzare la fiammella. Per realizzarla vado prima a disegnarla sul foglio. Fiammella che dovrà avere una base che mi servirà per incollarla appunto sul coperchio. Dovranno essere 4 in tutto perché le vado ad attaccare sia da un lato che dall'altro in modo che entrambi i lati abbiano i brillantini e in più andrò ad incastrare le due fiamme una con l'altra in modo da
dargli una specie di tridimensionalità? Quindi queste sono le due fiammette e le vado ad incollare una con l'altra, quindi anche qua vado a togliere l'adesivo e le faccio combaciare perfettamente. Se sono asimmetriche, ricordatevi di tagliare le fiammette a specchio. Ok, perfetta, facciamo la seconda. Vale. E a questo punto vado ad inciderne una nel mezzo, dal basso verso il centro, e l'altra dall'alto verso il centro, in modo da poterle unire assieme. Adesso, se riesco ad unirle bene, altrimenti vado a realizzare l'incisione più spessa, ma in teoria dovrebbe bastare. Oh, molto bene. Adesso vado anche ad incollare la fiammetta sul coperchio. Vado a fissare un pochino la fiamma in modo che non tenda ad aprirsi. Goccina di colla a caldo sul fondo della mia fiamma e la vado ad incollare al centro. Vediamo se... Sì, sono stata brava. Ho trovato il centro al primo colpo, incredibile. Fiammetta incollata. Adesso non mi resta che attaccare, forse dovevo farlo prima, il cartoncino all'interno di questa scatola. Ah, e poi l'ultima cosa da fare è anche nascondere, diciamo, la parte rossa, ma dopo ci pensiamo. Allora, io vorrei attaccare questo sulla parte sotto invece che sulla parte sopra, perché non so, mi dà più la sensazione che si riesca a chiudere con più facilità. Magari mi sbaglio. Speriamo di no. Uso questa per il semplice fatto che è più rapida e per nessun altro motivo. Ok. Ah, manca sì, questo contorno qua che ho deciso di sistemarlo con una cordina. Vediamo se va. Allora, faccio un pezzo alla volta, per non far raffreddare la colla. Poi continuo. Dai, ferma lì. Ok, adesso ultima attenzione nella parte finale, perché devo tagliare. Avete detto che non devo tagliare la carta e la stoffa con la stessa forbice. Io l'ho capito, però continuo a farlo, cioè sono senza speranza davvero. Dunque, ieri mi sono dimenticata l'ultimo passaggio in realtà e volevo ricoprire questa parte di gomma Eva dove non è glitterata. E quindi ho pensato di farlo con della colla glitterata, dato che è più pratico, ma si può facilmente sostituire andando a passare prima un po' di colla vinilica e poi attaccandoci un po' di glitter. Si lascia asciugare e poi si soffia l'eccesso. Quindi chiudiamo. E voilà, il progettino è completato. Io devo dire che sono molto 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 soddisfatta del risultato finale. Io ringrazio tantissimo ancora Roberta per lo spunto che mi ha dato, il suggerimento. Non ho realizzato il suo progetto passo a passo, ma l'ho personalizzato tantissimo, però
appunto il risultato non mi dispiace. E niente, con questo è tutto. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. Ora tocca a voi, lasciatemi sotto nei commenti anche quale vorreste che fosse il prossimo progetto che volete che io realizzi nel mio canale, un progetto realizzato da voi. Niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!